Ciao a tutti, oggi video risposta a alcuni clienti aziendali perché è già la seconda o terza volta che vado da un cliente, parlo di dati, parlo di struttura informatica eccetera 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 e quando gli suggerisco di avere un backup in cloud o comunque offsite come la buona regola del 3-2-1 suggerisce mi dicono ma perché fare un backup offsite se ho già un QNAP per esempio? E allora lì comincio a spiegare che cercando di far capire che o un NAS o un server non sono prodotti non affidabili, ma cerco di spiegare che è sempre informatica. Quindi bisogna ricordarsi che se io ho tutto nello stesso armadio o nello stesso ufficio o sotto lo stesso contatore della corrente o sotto lo stesso UPS, può succedere che o con un fulmine o con un corto vada tutto a banane, nel senso che vada tutto in corto. Quindi io posso avere NAS 1, NAS 2, disco fisso esterno collegato, backupino su un altro dispositivo obsoleto e quant'altro, ma se sono nello stesso posto e mi succede qualcosa, ciao ai dati e compagnia bella. Questo è quello che mi piaceva farvi sapere, perché effettivamente questa domanda me la stanno facendo in tanti, capita spesso che me lo domandano quando, soprattutto in fase di sopralluogo, in fase di preventivo. Poi onestamente, visto adesso i prezzi del cloud, quando poi glielo dici, quasi si incazzano perché non gliel'avevi detto prima, no? Ok, però non è che ho sempre avuto un data center in Aruba, quindi comunque sia, le logiche cambiano nel tempo. Però effettivamente, cercando di seguire suggerimenti delle backup 3-2-1 e quant'altro, sempre buono, quindi ribadisco a voi che magari sicuramente già lo sapete, sempre buono avere qualcosa off-site. Magari della stessa logica, nel senso che magari io ho un NAS QNAP in ufficio e mi metto un NAS QNAP virtuale col QTS Cloud in cloud, almeno dialogano insieme, però backup off-site sempre. Ciao!